Come vedete, i miei metodi funzionano. Ieri ho sputtanato l'amministrazione comunale di Taranto, l'amministrazione Melucci, per lo stato vergognoso in cui si trovava la fontana di Piazza Fontana. Una melma mai vista, una merda incredibile. A meno di 24 ore, ecco che l'amministrazione ha provveduto a mandare Chima Servizi per gli interventi di pulizia. Ed ecco, vedete, si stanno eseguendo le opere di pulizia, di bonifica. Ecco, io do per carità merito agli operatori, fanno il loro servizio, però la colpa è dell'amministrazione comunale, che avrebbe dovuto certamente mandarli prima per far sì che Taranto vivesse un Ferragosto dignitoso. Come dire, dopo le mie bastonate, ecco che l'amministrazione, il signor Melucci e il signor Manzulli, tirati per le orecchie fino a strappargliele, sempre in senso metaforico, ecco che hanno provveduto a far pulire. E allora devo dire che i miei metodi funzionano, i miei metodi servono. Molte volte non sono metodi eleganti, ma producono il loro effetto, perché io sono un consigliere comunale di opposizione, un consigliere di strada tra virgolette, che vuole che fa i fatti concreti. Io giro la città e pretendo che la città sia pulita. Ecco, vedete, ora si sta provvedendo a pulire, però, caro Melucci, troppo tardi. È vergognoso che io ti debba stare sempre, io e Massimo Battista in particolare, ti dobbiamo stare sempre sul fiato, col fiato sul collo. Queste sono cose che in una città normale si fanno tranquillamente. In una città normale questa è ordinaria amministrazione. Qui invece diventa quasi straordinario, diventa un fenomeno che una fontana venga appunto pulita. E dispiace che ieri l'amministrazione Melucci abbia dato un'immagine pessima di Taranto per i turisti. Bene, ragazzi, buon lavoro e grazie per quello che fate, perché bisogna scindere chi lavora per la città, la manovalanza, da purtroppo da un'amministrazione comunale assolutamente inadeguata. Come vedete, diceva bene mio nonno, mazze e panelle fanno i figli belli. Mazze sarebbero le bastonate, panelle le carezze, panelle senza mazze fanno i figli pazzi. Ovviamente queste mazze in senso metaforico. Capito, Melucci? Allora serve, cittadini, dare in testa, io continuerò, sì, perché i miei interventi mirano ad una Taranto migliore.